tornata la benedizione di Sant'Antonio e tanti piacentini si sono recati nella chiesa di San Dalmazio per far benedire il proprio animale e per raccontare la propria storia d'affetto con il loro amico a quattro zampe, con il loro amico peloso. Sentiamo le storie che ci hanno raccontato. Cosa ne dici? Come vi siete incontrati lei e Lea? Beh, è stato un caso, noi eravamo andati a fare un giro con mio figlio in campagna e abbiamo visto una casa colonica e mio figlio mi ha detto: papà, andiamo a vedere se c'è un cagnolino magari. E ci siamo avvicinati a questa casa colonica e c'erano tre o quattro cagnolini, questa cagnolina da Lea si è staccata dal gruppo e mi è saltato in braccio. A questo punto ho detto: ma forse ci ha scelto. È una lagotta che è appena stata operata di tumore. Cosa si augura per il suo gatto Giancarlo? Che, siccome mi ha mandato due volte all'ospedale perché mi ha morsicato le mani, spero che con le benedizioni qui di Sant'Antonio si calmi. Per me, come anche per mio marito, è come avere un figlio. Noi abbiamo un figlio, lui è il secondo. È proprio la stessa cosa. Lui dà senza chiedere e lui c'è sempre. Tante persone hanno così potuto condividere un momento di buon auspicio con i propri animali, in particolare cani e gatti, festeggiando insieme la ricorrenza di Sant'Antonio. È sempre stato il cane il migliore amico dell'uomo. Mi sembra che in questa società così dispersa, dove molte persone vivono sole e sentono molto la solitudine, certamente c'è un rapporto molto profondo, molto intimo, a volte quasi patologico, secondo me. Durante la benedizione è avvenuta l'abituale distribuzione del sale e dei simbolici panini, nonché la consegna dell'olio per lenire le infiammazioni della pelle, che la tradizione popolare definisce appunto fuoco di Sant'Antonio. Domenica si replica, gli amici a quattro zampe e i loro padroni potranno partecipare anche al corteo degli animali a Sant'Antonio, dalle 15 alle 17, lungo le principali vie della frazione.